Buon pomeriggio Elena, ben ritrovata. Buon pomeriggio. Allora, stiamo vedendo comunque una breaking news che riguarda in questo caso il presidente Trump, che ovviamente ha bocciato l'idea per quanto riguarda il secondo dibattito, che avrebbe dovuto essere virtuale per motivi di sicurezza, perché certamente nessuno vuole mettere in difficoltà. Joe Biden ha anche una certa età. Quindi, secondo lei, c'è qualcosa nei prossimi dibattiti fra Trump e Biden che può far cambiare l'idea degli elettori o che avrebbe potuto far cambiare l'idea a questo punto? Allora, c'è da dire che i dibattiti non hanno mai veramente contato più di tanto, nel senso sono seguiti, ma quello più seguito è sempre il primo dei tre dibattiti che si fanno. E inoltre non spostano, i dati anche di 4 anni fa lo dimostrano, non hanno mai spostato tanto l'opinione degli americani che poi devono votare. Nel senso che la maggior parte scelgono già per chi votare prima delle convention addirittura. E quindi contano, ma non più di tanto. Sicuramente chi ne avrebbe più bisogno è Donald Trump, che è molto indietro nei sondaggi rispetto a Biden. Addirittura adesso siamo intorno al 9%. Quindi invece per Biden, diciamo, basta non fare errori e continuare su questa strada. Infatti lei appunto stava parlando dei sondaggi, però prima vorrei parlare appunto del dibattito dei vicepresidenti. Sembra che l'abbia vinto Kamala Harris, comunque tutti e due molto ben argomentati per quanto riguarda, ecco, le politiche delle due amministrazioni. Secondo lei effettivamente ha vinto Kamala Harris? Sì, allora, i primi sondaggi mostrano proprio che Harris è quella che ha vinto di più, che ha convinto di più gli elettori e sicuramente è stata molto brava a difendere le sue posizioni. Poi ricordiamo che lei ha un passato da procuratrice e si è visto. C'è da dire anche che Pence era quello più in difficoltà perché lui aveva il compito di rimettere in carreggiata un po' il partito dopo il disastroso dibattito di una settimana fa. Il dibattito è stato molto diverso da quello tra i due presidenti di settimana scorsa, infatti non ci sono state insulti e interruzioni, però sia entrambi, ma soprattutto Mike Pence, hanno scelto loro un po' a che domande rispondere e quali invece deviare. Fatto sta che, come abbiamo detto prima, i dibattiti presidenziali contano, ma neanche tanto, non contano più di tanto, quelli tra vicepresidenti ancora meno. Infatti, oggi sembra quasi, leggendo i giornali, che la notizia che sia rimasta del dibattito di ieri sera è stata la mosca che si è posata sui capelli di Mike Pence, verso la fine per circa 10 minuti. E visto che questa sembra un po' la notizia del dibattito, è un po' un'indicazione di che nessuno dei due abbia detto cose particolarmente interessate o almeno non in linea con quello che ci si aspettava. Sì, devo dire che la mosca decisamente ha guadagnato tantissima attenzione, poi anche i meme sono stati molto molto carini. Intanto stavamo parlando dei sondaggi, come lei ha ben sottolineato, Biden è in forte vantaggio, ma anche negli swing states, tra l'altro anche in alcuni states che sono stati tradizionalmente repubblicani. Possiamo però a questo punto fidarci ai sondaggi? Dobbiamo fidarci ai sondaggi, visto che il collegio elettorale che effettivamente elegge il presidente. E non solo, abbiamo visto un Trump che nel 2016 ha decisamente mostrato che sa recuperare, come dire, i vantaggi. Lei che cosa ne pensa innanzitutto e secondo se può spiegare ai nostri telespettatori appunto come funziona il collegio elettorale certamente velocemente? Ok, e allora sì, i sondaggi oggi danno decisamente in testa Biden, sia nei sondaggi nazionali che in quelli degli swing state, anche quelli importanti come Pennsylvania e Florida. Biden è sempre in vantaggio. Allora, è vero che nel 2016 tutti davano in testa Clinton e poi alla fine ha vinto Trump, però prima di tutto i sondaggi rispetto a 4 anni fa sono stati corretti.
corretti per il livello di istruzione, che si era dimostrato andava corretto, e poi c'è anche da dire che quest'anno ci sono molti meno indecisi di 4 anni fa. Trump è meno un'incognita di quel che era 4 anni fa, e quindi diciamo che ci dovrebbe poter fidare molto di più adesso. Inoltre, importantissimo da dire che il vantaggio di Biden su Trump rispetto a quello di Hillary Clinton su Trump di 4 anni fa è molto più stabile nel tempo. Quindi Biden ha sempre avuto un distacco forte da Trump negli ultimi mesi, che è andato crescendo ed è rimasto stabile, mentre quello di Clinton è stato molto più altalenante. Poi, inoltre, c'è chi dice, quindi come ha detto lei, sì, 4 anni fa Clinton ha vinto comunque il voto popolare, ma poi ha perso per il voto del collegio elettorale. Che allora, è quello, spieghiamo, che è quello che conta, appunto. Sì, praticamente negli Stati Uniti il presidente non viene eletto direttamente dai cittadini. Dopo il voto popolare, che è il 3 novembre, si riuniranno 538 grandi elettori che voteranno per il futuro presidente, uno dei due candidati, il 14 dicembre. Ogni stato ha un numero di grandi elettori che si basa un po' sulla popolazione in parte, eccetera. La particolarità è che ogni stato, tutti gli stati tranne due, funzionano per un sistema che chi vince prende tutto. Quindi facciamo un esempio: se Biden dovesse vincere in Pennsylvania di solo 1% in più di Trump nel voto popolare, otterrebbe comunque il voto di tutti e 20 i grandi elettori che sono designati alla Pennsylvania. Per questo non è detto che chi vince il voto popolare vinca poi, diventi poi presidente, perché per diventare presidente ci vuole quello il voto dei grandi elettori, che deve raggiungere il numero 270, quindi la maggioranza più uno. Anche 4 anni fa, quindi, Clinton aveva vinto il voto popolare, ma non nel collegio elettorale. Quest'anno, in verità, visto che Biden è dato come dovrebbe essere vincente anche in tanti swing state, questo andrebbe a accadere. Allora, ultimissima domanda prima di andare in pausa pubblicitaria. Visto ecco le due campagne elettorali, in questo momento Biden sta tenendo un profilo un po' più basso, sta un po' più tranquillo, anche Kamala Harris non è andata molto, non troppo aggressiva, ecco, non ha cercato il KO per quanto riguarda ieri. Invece, per quanto riguarda la campagna elettorale di Trump, secondo lei è un'occasione persa quella con la sua appunto positività del coronavirus, che lui magari poteva completamente cambiare il corso e dire: ecco, sono stato positivo, ho imparato la lezione e adesso sto prendendo il Covid sul serio. Invece lui ha dimostrato una cosa completamente diversa, con una uscita dall'ospedale, tornando alla Casa Bianca, molto teatrale, molto, come dire, showing off, molto dimostrativa. Beh, sì, diciamo che l'obiettivo di Trump sembrerebbe essere quello di dire: il Covid alla fine basta volerlo combattere e si può, anche dire: l'ho preso come conseguenza del fatto che comunque io come presidente sono a rischio, ma lo faccio per voi, non del fatto che l'abbia preso sotto gamba in tutti questi mesi, sia stato contro l'uso delle mascherine, eccetera. Quindi lui sta cercando di sfruttarlo in questo modo, di dire: è una cosa, sì, accade, però si può combattere. Certamente il fatto che comunque 210.000 americani siano morti non l'aiuta. Non so se la sua strategia sarà abbastanza per far cambiare idea a così tante persone. Grazie mille ad Elena Corradi, analista di ISPI, e buon pomeriggio. Grazie a lei, arrivederci.